Rifacciamo un salto nel passato, un salto di 1000 anni per rivivere il fascino e le suggestioni dell'antica scuola medica salernitana. La più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo è considerata antesignana delle moderne università. Pensate, Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, nel 1200 scriveva: sono quattro le città preminenti in Europa, Parigi nelle scienze, Bologna nella legge, Orléans nelle arti attoriali, cioè delle arti dello spettacolo, e Salerno nella medicina. Insomma, nel Medioevo Salerno era considerata la capitale europea della medicina. E dopo Iotrautola, ricordate la storia romanzata del primo medico donna e della prima donna ginecologo della storia, un libro bellissimo scritto da Dorotea Memoli Apicella, oggi nel nostro obiettivo c'è la vita medica di Salerno ricostruita attraverso gli atti degli antichi notai. E con noi una studiosa di arte e di storia moderna, una medievalista, Antonietta Del Grosso, membro di Adorea, l'associazione che riunisce un folto gruppo di cultori della scuola medica salernitana. Lei è anche due volte dottore di ricerca in storia moderna, quindi una grande specialista. Professoressa Del Grosso, gli atti degli antichi notai di questa città sono davvero una grande miniera, insomma, da scoprire. Tra i protocolli notarili, la professoressa Del Grosso ne ha scelto uno per noi, che vediamo adesso fra poco, che ha un significato straordinariamente emblematico. Mentre scorrono appunto queste foto, appositamente scattate per noi dall'Archivio di Stato di Salerno, ci spieghi, professoressa, lei stessa, qual è l'importanza di questo documento per ricostruire i passaggi dell'arte medica in questa autentica età d'oro vissuta nella città di Salerno negli anni 1000? Questo è un documento notarile, il notaio si chiama Geronimo d'Arminio, che scrive nel 1639 l'inventario di una speceria. Chiaramente nell'inventario, ecco, ricostruisce tutto l'ambiente farmacologico, soprattutto fa un elenco importante di erbe. Un inventario, insomma. Sì, e chiaramente noi attraverso questo documento possiamo un po' ricostruire la farmacologia che in quel momento veniva usata nella scuola medica. La scuola medica salernitana è importante proprio per questo, perché ha saputo coniugare la scienza medica come studio delle malattie con la scienza della terapia, cioè delle erbe medicinali che servivano a curare le malattie. Quindi è rimasta famosa nei secoli proprio per questo abbinamento intelligente che poi l'ha resa famosa in tutta Europa. Sì. Io volevo soffermarmi un attimo sull'importanza delle fonti notarili che abbracciano il 400, il 500, il 600, perché sembra un paradosso. Voi vedete scorrere adesso proprio l'inventario delle erbe, sono circa 35 le erbe che compaiono in questo documento, ma insieme alle erbe ci sono anche dei sali minerali, quindi fanno pensare, ecco, come veniva utilizzata anche quest'altra risorsa per guarire le malattie, che è una cosa molto attuale adesso. Sì, certo. E poi descrivono i vetri, i vasi di ceramica, una cosa molto interessante. Sì. Tornando alla fonte notarile, ripeto, è una miniera di informazioni, come ha detto giustamente il dottor Primicerio, perché nel ricostruire la storia di una città, la fonte notarile è essenziale, in quanto nel 400, nel 500, nel 600 non ci sono molte storie di città. Sì. I cronisti cominciano a scrivere le storie delle città più nel 700. Sì, quindi c'è un buco che è difficile ricostruire, però lo si può fare con
gli atti notarili che però rischiano la scomparsa. Sì, gli atti notarili sono una miniera, perché se considerate la compravendita, i testamenti, i matrimoni, l'amministrazione della città, perché un notaio rogava ogni atto amministrativo, che significa che anche Salerno aveva un'amministrazione che noi possiamo paragonare al nostro sindaco con i nostri assessori, e quindi viene fuori le decisioni che si prendevano, le tasse che si pagavano, chi gestiva il potere in città. Sì, ma quindi una miniera che chissà, qualcuno, i notai stessi magari, se vogliono, come dire, salvare questo patrimonio, perché occorre appunto restaurare e ricostruire, riparare quello che è riparabile per non perdere questa grande ricchezza. Noi ci rivolgiamo appunto ai notai, i cui, come dire, antesignani, i cui antenati appunto negli anni dal 1000 al 1600 avevano scritto tutti questi atti che però oggi rischiano appunto il deterioramento e la distruzione. Ecco. Proviamo a ricostruire un po' i luoghi in cui si svolgeva questa vita sociale a cui faceva riferimento la professoressa Del Grosso e che veniva appunto annotata dai notai in questi, diciamo, atti ufficiali, in questi passaggi. Perché nei contratti di compravendita, nei contratti di locazione, i notai, così come succede anche oggi, erano costretti a delineare i confini di queste proprietà. Sì. E quindi noi conosciamo l'ubicazione approssimativa ma abbastanza certa di dove era la famosa Rua degli Speziali a Salerno. Qui è Largo Campo. Bisogna partire dal Largo Campo, come vedete, quindi siamo proprio nel cuore del centro storico, e poi la via che attualmente si chiama Giovanni da Procida. Ecco, se possiamo un attimo, preghiamo Carmine Marano di fermarsi un attimo su questa balconata aragonese, perché noi abbiamo ricostruito però in maniera fluida, poi rischiamo di perderla. Questo è un piccolo gioiello della città antica di Salerno che è stato un po', come dire, dimenticato. Che cos'è? È un gioiello dell'architettura aragonese? Che si trova a Via Tasso, però è in un portone perché c'è stata una sovrastruttura evidentemente, e quindi è un po' dimenticato, la gente ci passa però, come succede spesso a Salerno, distrattamente, non si rende conto dei beni architettonici che abbiamo, così come, ripeto, non bisogna soltanto salvare i beni architettonici ma anche librari, perché sono documenti importanti anche quelli. Ecco. Qui poi siamo la chiesa di Sant'Andrea della Vina, che sta subito su Largo alle Campo, spalle. Di Largo Campo, anche questi monumenti un po' dimenticati, che sono un po' dietro, ecco, che andrebbero invece valorizzati, però ci sono tante iniziative. Questo Sant'Andrea è stato restaurato di recente, però rimane il campanile molto da ristrutturare. Ecco, qui in queste strade c'erano le specerie o le spezierie, dove si vendevano, si elaboravano anche le piante, le erbe officinali. Qui questo è via Giovanni da Procida e via Fiera Vecchia, cioè una delle due strade, più quella di via Giovanni da Procida, si può identificare come la via delle speciarie. È bello perché questo è un linguaggio medievale, ricordiamoci che nel Medioevo c'erano le corporazioni degli artigiani, quindi la via dei sartori, la via degli orefici, la via dei fabbricatori del ferro, di Ferrari, e anche evidentemente anche le specerie. Ecco. Il notaio dice che cominciava, ecco, dal Largo Campo e terminava più o meno nei pressi, nei confini con la chiesa di Santa Lucia, quindi da Sant'Andrea della Vina a Santa Lucia. Queste sono le due strade
una delle due, più Giovanni da Procida perché più larga, più importante. E ricordiamo anche di essere appunto nel pieno del centro storico, perché a Largo Campo c'era la sede della più antica aristocrazia salernitana, proprio il seggio del campo, sì. E quindi questo risalta anche e ripropone l'importanza della ecco, dal 1600, dal 1000 al 1600 non è che sia cambiato granché, perché c'erano sempre queste botteghe, e anche oggi diciamo non c'è grande diversità, soltanto anche oggi sono visibili questi luoghi bellissimi con lo stesso fascino di allora, anche se poi le botteghe di oggi sono meno nobili rispetto ad allora, perché oggi ci sono le stuzzicherie con gli effluvi di fritto e di kebab, ieri invece c'erano le botteghe artigiane che odoravano di legno, di sete, di spezie, perché nella Salerno del 1000 c'era il più importante, dobbiamo dirlo, orto botanico d'Europa, con piante ed erbe medicinali che solo qui venivano coltivate. Ecco, questi sono i luoghi appunto che, in cui appunto che diciamo fiorivano, e c'era questo pullulare di vita delle specerie dove venivano vendute queste erbe, che poi venivano anche elaborate, venivano tritate, polverizzate nei mortai, servite appunto per curare allora i malanni. Poi sulle malattie, come si veniva curati, eccetera, vedremo nelle prossime settimane, sempre con questo nostro questa nostra apertura sull'antica scuola medica salernitana, come si veniva curati a quel tempo, e lì c'è tutta la grandezza di questa antica perizia chirurgica e medica salernitana, partendo appunto da Trotula de Ruggiero. Vediamole queste piante, queste erbe di cui tanto si parla e che ogni anno vedono appunto questa manifestazione, no, dei giardini della Minerva, bellissima. Oggi alcuni farmacisti lavorano ancora su richiesta, vediamole un po', lei le può descrivere lei stessa? Sì, professoressa. Sono delle piante che quasi tutte avevano rimedi specifici, ecco qui c'è la cola, c'è la cola che poi è l'attuale Coca-Cola, sì, insomma. Sì. Era la ferula che è antispastica, esatto. Insomma, c'era, ognuno una sua destinazione, una finalità medica. Diciamo che l'arte ecco, delle erbe è antichissima, qui dobbiamo immaginate anche Medea, la maga, sì. Descritta nelle tragedie di Sofocle, aveva un giardino, quindi è antichissima questa attenzione al kepos, che poi è il termine greco del, sì, giardino, e dalla filosofia anche aristotelica, ipocratica, galenica, l'attenzione alle erbe. Perché? Perché si pensava che la natura era perfetta, così come era perfetto l'organismo umano, e se mancava l'equilibrio, ecco che la natura con le sue erbe sopperiva a questi squilibri. Sì. Quindi, e qui c'è la mitica noce moscata, sì, usata per uso culinario, che era appunto, l'abbiamo trovato nell'inventario di, sì, questa specie. Qui c'è questa bacca rossa che è la Pistacia lentiscus, usata dagli odontotecnici per fare damastice. Damastice, sì. La scuola medica salernitana, cominciando da Giovanni Plateario, ha cominciato proprio ad inventariare personalmente poi le erbe. Sì. Il più famoso naturalmente è Matteo Silvatico, le sue pandette contengono circa 500 elenchi, 500 nomi di erbe, e Matteo Silvatico era salernitano, la famiglia Silvatico nel manoscritto Pinto risulta salernitana, per cui ecco, noi immaginiamo che forse tra i primi giardini importanti ci sia stato proprio, sì, questo di Silvatico.